4 cittadini su 10 sono malati cronici. Questo è uno dei dati più forti forniti dal rapporto annuale Osserva Salute, relativo allo stato delle malattie nelle regioni italiane. La relazione, realizzata dall'Università Cattolica di Roma, è stata presentata al Policlinico Agostino Gemelli alla presenza del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. La salute di quest'anno dà due dati fondamentali. Il primo è che il 40% degli italiani, 4 italiani su 10, hanno una patologia cronica. Tra le principali, diabete, broncopneumopatia cronico-ostruttiva, ictus, ipertensione. Il secondo è che questo esordio della cronicità non avviene più intorno ai 56-57 anni, ma intorno ai 51. E questo significa che queste persone staranno per più tempo in terapia farmacologica. Dobbiamo agire prima attraverso la prevenzione. Diabete, asma bronchiale, osteoartrosi e tiroide sono i problemi cronici più diffusi. L'86% di queste malattie è determinato esclusivamente da 4 fattori di rischio: eccessiva o cattiva alimentazione, scarsa o nulla attività fisica, eccessivo consumo di alcol e fumo di tabacco. Se noi riuscissimo, non dico a eliminarli tutti, ma a ridurre in maniera significativa, salveremo milioni di vite. Rimangono poi grandi differenze di assistenza sanitaria tra il nord e il sud. Sono dati che riportano un trend molto negativo che c'è stato nel decennio, un trend che ha visto aumentare in modo così forte il divario dell'assistenza sanitaria tra nord e sud, ma non solo dell'assistenza, anche degli stili di vita, della prevenzione, portando addirittura un'aspettativa di vita molto più bassa per chi nasce nel nostro centro sud Italia. Una cosa inaccettabile. Una delle esigenze principali emerse dal rapporto è il costante miglioramento del sistema sanitario e la diffusione del concetto di prevenzione.